qua c'è anche sul Game Pass. Sul Game Pass è appunto gratis con il Plus per il mese di maggio, solo in versione PS4. Esiste anche la versione PS5, però solo la versione PS4, st'infame, no? E questo è sempre un gioco roguelike che tu hai queste, devi fare sempre queste partite, avanzi, però si muore e ricominci da capo. Ah. Il genere è sempre quello, ormai va molto di moda. Noi siamo un esploratore in questo tempio maledetto. Ha uno stile d'animazione molto carino, vedi? Ah, sì. Infatti. Oh. Primo enigma. Oh no! Cazzatissimo. No, ma ci butte che abbiamo la maledizione. Infatti quando l'ho visto ho detto, ah, però è particolare. La battaglia. La luce rivela le trappole nascoste. Se ti trovi al buio ricevi più danni, più 50%. Equipaggia la torcia, accendi due braceri. Ecco. Azione schivata per fare la capriola. Questa qua, ok, siamo atletici. Posso rientrare in quel discorso del tutorial che abbiamo fatto? Sì. La scocciatura questi tutorial obbligatori. Questa azione proprio precisa la devi fare, la devi fare. Non la voglio fare questa azione, ho capito come si fa. Ah, ah, finalmente. È morto. Ancora? Ah no, no, adesso li devi uccidere così. Ah, pensavo di riavviare il tutorial. Tesoro maledetto? Ah, iniziazione. Vediamo i soldi, oh. Servono sempre. Ogni tempio è un insieme di stanze. Ogni tipo di stanza rappresenta la ricompensa principale che troverai al suo interno. Bella, il solito cosa del genere. Noi siamo... scegliere dove partire. Dai soldi. Partiamo dai soldi, sì. Sono morto. Per un attimo sembrava. Stai entrando in sale ardenti. Caldo, eh? Indicatore di corruzione in basso a destra. Ogni volta che passa attraverso una porta, la sua corruzione aumenta. Ogni volta che l'indicatore si riempie, acquisisci corruzione. E passando attraverso la porta, cioè si riceve una maledizione. Oh mio dio. Ah, c'è gente. Fammi questi, ho raccolto 10 euro. Oh, vai. Il timer grid kill. Continua a uccidere per aumentare il numero di grid kill e continua a dover rilasciare i nemici. Non ci sono più, scusa. Oh, che trappola. Scordò di attivare la cosa, la torcia. Come si permettono di spegnere la luce questa gente? Hai Ducadio? Ah, una lama sfolgorante. Ah, se le offriamo alla divinità troviamo un po' di corruzione. Ma già sta settando succedendo quella cosa. Ah, ma qua c'è la maledizione. Ma qua ci buttano una seccia che... Era un po' una trappolina però. Oh, assai, assai. Abbiamo schivata però. Senza nessun danno. Poi allora possiamo avanzare. Ah no, c'è per forza lo sconosciuto. Andiamo. Se fai questo abbattimento non avrei la morte. La seccia che ci buttano. Oh no. Non c'è modo per curarci? Allora di solito qua non dobbiamo trovare la stanza della cura, tipo. Ma non stiamo per morire. No. Allora, abbiamo più punti di resistenza, per questo stiamo morendo. Bastardo. Mettiamo qualche maledizione addosso. Mi sento abbastanza secciato. Cos'è? Attacchi fulminanti.
No, lo offriamo alla divinità, vai. Per una volta un regalo. Qui cosa c'è? La guarigione. Sopravviveremo per un altro turno. Oddio, cosa No, fa? la bestemmia. Quando l'oscurità ti entra nel sangue, nulla può impedire che si diffonda nemmeno la morte. La corruzione ora aumenta passivamente nel tempo. Attraversare la porta non provoca più corruzione. Ah, vabbè. Ah, meno Con male. il taglio profondo, il sangue scorre in abbondanza, la mente si libera e il corpo sopporta ogni dolore. Le offerte di sangue non costano corruzione, ma salute. Oddio. Ogni volta il indicatore di corruzione si riempie, riceve una bestemmia. Era molto una stanza positiva della cura questa. No, l'arma. Così poi prendiamo la Vai. guarigione dopo. Ma no. Solo si che non ho testato la porta. Attributi, vai. No, migliora, forse tipo mercante. Ah, vai allora. Mannaggia. Sabre. Ah. Quanto questo subisce un danno mettendo questa musica così drammatica, sembra che sta morendo. Oh, ha sparato. Oh, mi sta devastando. Morire. Però un passo dalla fine. Invece sì. Ma Ma Fontana mi protegge. non può fare qualche potere ultra. Solo quegli attacchi caricati, ma sono inutili. Morto, quell'infame. Quell'altro è morto di suo. Questo Sì. qui posso migliorare le armi? Ah. Ah, ok, offri oro, off no, offriamo l'oro. Così tanto. Tutto qua? Solo questo. 15 euro si è preso. Vabbè, Non poco. manco caro. Economico. Bel servizio. Reliquia, no, beh, sconosciuto, magari è tipo una guarigione. Io mi sa la cosa per curarci. Oh, cos'è? No! Una super bestemmia. Come non farti colpire dai nemici? Devo uccidere senza farci colpire. Oh mio Dio. No, ma No! malato. Un scoppio? Finito? Tutto finito? Andiamo. Campione! Adagio! Chissà col kill, cacciatore di sangue! Campione del giaguaro! Dice pure il giaguaro quello No, brutale! adesso moriamo sicuro. C'ha pure più di un giaguaro! Tipo un gattaro questo, mi sa, oh. No! Giaguarini! Ah, te l'ho ucciso il tuo gatto! Ma ne fa uscire sempre altri nuovi. Che tempo di piangere, già se ne viene un altro! Prato troppi gatti! Aiuto, ho bisogno di supporto. Gatto, no! Oddio, no, quanti ne sono? Sto chiamando i pipistrelli, oh. Ultimo goccio. No! Mannaggia! L'ultimo mannaggia. Oh, proviamo a combinare il gioco al 100%. Ehi, nuovo record 88%. Ah. Forse finiva il gioco poi.
No, non penso. Scusa, completato tutto il tempo. Ah, prima si attirerebbe insieme, però usando questi scherrini, vedi? Tieni furia, la grid che ripresta un punto in più di resistenza, le trappole infliggono 100% di danno in più ai nemici. Ah, vabbè. Ottieni 1000 di oro e 5 di percezione all'inizio dell'esplorazione, il dono della Sicilia. Ah, però ne puoi portare solo 3 con te. Protezione di Tammok, però, vedi? Poi illumina la gioia a distanza. E ne sblocchi 3 e poi li puoi usare quante volte vuoi. Vabbè, comunque è carino, dai. Sì, è carino. Un bel gioco per questo mese. Ok, noi ci fermiamo qui e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.